allo stesso tempo. Amici sportivi, buonasera e benvenuti qui al Palagrande di Asciano. Saremo qui con Radio Epicentro insieme a tutto lo staff, Luca Barbagli alla regia video e Elia Casini qua al segno punti, per raccontarvi quelle che saranno le emozioni di gara 2 della semifinale playoff della prima divisione femminile tra Sporting Club 2000 contro Castro Volley. Vi ricordiamo che all'andata ha visto vincitrice il Castro Volley per 3-0 martedì scorso a Castiglion Fiorentino, quindi questa sera lo Sporting Club, per poter sperare nella finale playoff, dovrà in tutti i modi vincere 3-0 la partita e poi andarsi a giocare il tutto per tutto al Golden Set. Andiamo a leggere le formazioni in campo. Partiamo dallo Sporting Club 2000 con il numero 1 Matilde Gellormini, libero Denise Cocchiarella, con il numero 28 Arianna Coradeschi, con il numero 16 Elena Sestini, numero 11 Catalina Jacob, numero 9 Elisabetta Fagnani e numero 10 alzatrice Linda Coradeschi, capitano. Mentre invece la formazione dell'avversario, quelle del Castro Volley, numero 9 Menci, numero 9 Menci Denise, numero 2 Panozzi Erika, numero 3 l'alzatrice Mannelli Giulia, numero 10 Maurano Federica, numero 21 Tavanti Lisa e numero 11 Romboli Sara. Il primo servizio da destra verso sinistra sarà per il Castro Volley, mentre da sinistra verso destra attaccheranno le giocatrici dello Sporting Club. Tutto pronto? Ci siamo. È iniziata così la semifinale dei playoff e il primo punto va al Castro Volley. Vi ricordiamo che lo Sporting Club non si può permettere di perdere neanche un set per continuare a sperare nel sogno dei playoff. Innanzitutto vi invito a condividere la diretta per farla arrivare nelle bacheche di tutti i vostri amici di Castiglion Fiorentino, se ci state seguendo da là, oppure quelli di Asciano. Intanto 2-0 Castro Volley. Vediamo ancora la numero 10, che a questo giro Maurano Federica ha sbagliato il servizio e quindi il punto è per lo Sporting Club, 2-1. Primo servizio per lo Sporting Club nelle mani di Matilde Gellormini. Buono il servizio, errata la ricezione di Mannelli Giulia, quindi 2-2 Sporting Club. Questo primo set. Chiediamo scusa se la diretta ogni tanto ha qualche problema, ma purtroppo abbiamo dei piccoli problemi di connessione. Vediamo il servizio di Gellormini, riceve bene davanti. Allora Maurano gira per Menci, l'attacco di Menci. Grande muro vincente di Sestini, Coradeschi, Arianna. 3-2 Sporting Club. Vediamo il servizio di Gellormini, risponde bene a questo giro il libero del Castiglion Fiorentino. Allora all'attacco, però c'è Sestini, Coradeschi alza per Jacob ed è il punto per lo Sporting Club. Punto per lo Sporting Club, 4-2. Servizio ancora Gellormini. Riceve bene il libero. Attenzione, Tavanti costretta al bagger. Fagnani, Coradeschi, gira per Sestini, l'attacco di Elena Sestini sulla riga. Punto, era dentro, però non importa. L'arbitro ha visto fuori e quindi punto per il Castro Volley. Un po' cambi di scena, perde, però va bene. Vediamo il servizio di Menci, Cocchiarella, Coradeschi per Coradeschi, Arianna, risponde bene Maurano,
Attenzione, Panozzi in bagger, sbaglia tutto e regala il punto semplice per le giocatrici dello Sporting Club, che si portano adesso sul 5-3. Al servizio per lo Sporting Club andrà Catalina Jacob. Abbiamo il servizio di Jacob. Palla lunga, punto per lo Cassero Volley. Sono codesta. Servizio di Panozzi, Fagnani, Coradeschi, per Arianna Coradeschi c'è il tocco di Panozzi. Maurano alza per Tavanti, Fagnani, Coradeschi, allora prova l'attacco di Elena Sestini sul muro, vincente! Vincente l'attacco di Elena Sestini, si porta a casa il punto. Servizio andrà proprio Elena Sestini. Palla lunga, risponde in qualche modo Menci, ma Metti riesce a tenere in campo. Allora Panozzi in bagger, Jacob, Corradeschi, gira tutto per Fagnani, l'attacco forte di Fagnani, punto dello Sporting Club. E allora c'è il primo time out richiesto dal coach del Cassero Volley. Ricordiamo che entrambe le squadre nei set hanno a disposizione due time out, quindi ancora coach Vannini che torna in panchina dopo la squalifica, turno saltato di gara 1, squalifica presa nella finale contro Cortona Volley. Ancora due time out a disposizione per lo Sporting Club, uno rimanente per il Cassero Volley, e si riprende con il servizio di Elena Sestini sul punteggio di 7-4. Vi invito di nuovo a condividere la diretta. Vediamo Sestini, Menci, Maurano alza per la numero 14 Menchetti, che si porta a casa il punto dopo il tocco del muro. E quindi servizio che passa nelle mani della numero 11 del Cassero Volley, Romboli Sara. Al servizio di Romboli, Sestini in qualche modo, allora alzata per Fagnani, attacco sulla rete di Elisabetta Fagnani e punto per il Cassero Volley, che si rifà sotto sul 7-6 adesso. Ancora Romboli alla battuta. Cocchiarella, Coradeschi alza per Arianna Coradeschi, attacco debole, allora Cassero Volley si prepara con Tavanti, Cocchiarella in qualche modo sulla rete, punto per il Cassero Volley, 7-5. Servizio ancora di Romboli, Cocchiarella, Coradeschi gira per Fagnani, l'attacco di Fagnani sul muro, c'è Tavanti, sbaglia tutto e ne approfitta Arianna Coradeschi su questa palla servita in un piatto d'argento, se lo porta a casa, si prende il pallone in mano e adesso si prepara alla battuta, proprio lei che ha fatto il punto. Abbiamo il servizio di Coradeschi lungo, ma c'è Romboli in qualche modo, Maurano allora per Tavanti, l'attacco di Tavanti sul muro, c'è Sestini, Coradeschi gira per Fagnani, l'attacco di Fagnani ancora a muro, Fagnani ancora, Coradeschi prova in seconda battuta ma c'è Tavanti, Maurano alza per Menci dalla terza linea, dalla linea dei 3 metri, non riesce, allora prova Gelormini il pallonetto, Menchetti gira per Menci, risponde bene Lasciano e poi attacca con Fagnani, è un bello scambio questo, Maurano alza per Tavanti, c'è Sestini, Coradeschi alza per Jacob, forte, ma c'è il libero del Cortona, del Cassero, e poi l'attacco di Tavanti vincente sull'errore grossolano di Arianna Coradeschi, quindi 8-8.
Grande attacco di Tavanti Lisa, il capitano del Cassero Volley. È proprio la numero 21 del Cassero, va adesso al servizio per la squadra ospite. C'è Cocchiarella, Bradeschi gira per Fagnani, carica l'attacco Fagnani, ma c'è Romboli in qualche modo, Maurano per Menchetti, non arriva il muro e allora punto per il Cassero Volley che si porta in vantaggio, più uno per la squadra ospite. Ancora Tavanti al servizio. Cocchiarella, Corradeschi per Fagnani, Cari all'attacco sul nastro, punto di nuovo per la squadra ospite. Allora servizio ancora nelle mani della numero 21 Tavanti Lisa. Cocchiarella, Corradeschi in qualche modo con il pugno porta a casa il punto. Ha fregato il muro e non è arrivata la copertura tempestiva della numero 3 Mannelli Giulia, il libero del Cassero. Corradeschi, Maurano, alza per Menci, l'attacco di Menci, c'è Cocchiarella. Sbagliato tutto, ne approfitta Menchetti e si porta a casa un punto semplice. Errore di Denis Cocchiarella, fase di difesa. Allora regala una palla semplice a Menchetti, ne approfitta e si prepara al servizio. La numero 14 del Cassero. Cocchiarella, Corradeschi, alza per Gelormini. Attacco vincente di Matilde Gelormini, si porta a casa un grande punto.